Il giorno dopo sentiamo anche il commento di Luca Gafuri sulla sponda opposta, quella dello sconfitto di Maurizio Traglio, del Partito Democratico. Luca, sentiamo il tuo giudizio, il tuo commento quasi a freddo, perché qui fa un caldo ancora intenso e pazzesco. Prego Luca. Ma è stata una competizione vera, alla fine ce la si è giocata su ben pochi voti. Un dato preoccupante è quello della partecipazione al voto dei cittadini, che si era già manifestato nel primo turno ma che è stato ribadito comunque nel secondo turno, con soltanto il 35% dei cittadini che hanno votato, e questi cittadini fondamentalmente si sono spaccati in due. È stata una competizione non facile dentro un trend nazionale negativo per il centro-sinistra, in cui Maurizio Traglio ha dato tutto sia lui che le persone che l'hanno sostenuto. Abbiamo cercato di mettere in campo le migliori professionalità della città. Dispiace, perché poteva andare diversamente, però accettiamo il risultato che ha incoronato appunto Mario Lanzecina, sindaco di Como. Qualcosa da recriminare, da rimproverarsi come coalizione, oppure no, Luca? Ma io penso che noi abbiamo cercato sempre di tenere questa coalizione il più larga possibile. Questo forse ci avrebbe aiutato ancora di più. Arrivare al primo turno comunque con un differenziale minimo avrebbe di sicuro aiutato poi in vista del ballottaggio. Questo non è stato possibile. Avevamo invitato appunto sia Bruno Magatti che la lista Civitas a arrivare appunto a partecipare in primis alle primarie e poi successivamente comunque a trovare un accordo. Questo non è stato possibile. Alla fine penso che questo dato ci abbia penalizzato. Adesso opposizione decisa, convinta? Ma di sicuro faremo opposizione dentro il Consiglio, con le competenze dei consiglieri che sono stati eletti, ma dall'altra parte penso che sia fondamentale continuare questo rapporto che in questi mesi Maurizio Traglio e la coalizione hanno costruito con tutta la città. Abbiamo avuto veramente dei bei riscontri da parte dei cittadini, apprezzamento. Penso che bisogna riuscire a coniugare da una parte il lavoro dentro appunto l'istituzione e dall'altra parte il lavoro in città. Qualcosa da dire al vincitore, Lanzecina? Niente, auguro a Mario Lanzecina comunque di poter svolgere al meglio il suo mandato di sindaco. Noi ovviamente cercheremo di portare proposte per la città, ci auguriamo che queste proposte possano essere prese in considerazione. Si troverà comunque tante cose iniziate dall'amministrazione Lucchini, penso da una parte ai giardini a Lago, a Villa Olmo, al Campo Coni, alle possibilità di finanziamento del Palazzetto dello Sport, all'apertura del Parco di Villa Giovio. Penso che se non porterà avanti queste cose in maniera ideologica potrà suggellare comunque risultati che l'amministrazione Lucchini ha avviato e che questa amministrazione probabilmente concluderà. Grazie Luca.